Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Jihad è termine arabo che si traduce con guerra santa. Alcuni musulmani la intendono come lotta armata, altri invece come lotta contro il proprio egoismo, così da raggiungere quell'equilibrio che piace a Dio. Su questo punto non c'è dubbio che vi sia sintonia con il cristianesimo, anzi con il Vangelo stesso della prossima domenica. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala, dice Gesù. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nella perdizione. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché finire con i due piedi nella perdizione. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi, ma rovinato per sempre. L'unica guerra santa consentita a noi cristiani, anzi raccomandata, è questa, contro noi stessi, contro la nostra incoerenza, contro la superficialità, la leggerezza con cui siamo tentati di vivere il Vangelo, contro i compromessi tra la nostra coscienza cristiana e certi atteggiamenti tipicamente pagani, così diffusi da apparire normali. Sì, è molto duro e deciso il linguaggio del Signore. Del resto, anche la chirurgia ricorre a certe soluzioni estreme allorché è questione di sopravvivenza. Ebbene, qui siamo di fronte a un'urgenza simile, anzi più grave ancora, perché qui non si tratta solo di sopravvivenza, ma di salvezza, che va ben al di là della sopravvivenza. Ecco perché il Signore ci richiama alla coerenza con un linguaggio così tagliente, così paradossale. Guerra santa? Sì, contro noi stessi, contro il nostro egoismo, il nostro orgoglio che cerca sempre di prevaricare. Ma non contro gli altri. Anzi, ecco l'altro bel messaggio del Vangelo di questa domenica. C'era un tale che faceva del bene senza essere tra i discepoli di Gesù. Come reagisce il Signore? Non glielo impedite, esorta, perché chi non è contro di noi è per noi. Interessante questo criterio. Non ha detto o con noi o contro di noi. È positivo il suo criterio di valutazione. Prima di criticare l'altro perché è diverso, guarda ciò che ha in comune con te. Guarda quel positivo che sia tu che lui potete condividere. Insomma, tanto saremo esigenti con noi stessi per amore di coerenza, anche a prezzo di qualche sacrificio, altrettanto potremo essere aperti e tolleranti verso gli altri. Ecco a quale comportamento vuole educarci il Signore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.